E se ti dicessi che sto per parlarti dell'ascia pesante più potente di Elden Ring, ci crederesti? Beh, ti sto per parlare della grand'ascia del Boya, e questa è un'ascia che non ha niente da invidiare a nessuna sua simile. Andiamo immediatamente ad analizzare le sue statistiche e poi scopriamo perché viene valutata la miglior ascia di tutto Elden Ring. Al più 0 fa un danno fisico di 150 più 102 con le mie statistiche, un critico di 115. Richiede 34 a forza e 8 destrezza per essere brandita e scala C in forza ed è in destrezza. Quindi in realtà non richiede nemmeno poi così tanto. Inoltre scopriamo fin da subito dalla sua descrizione che quest'arma va a potenziare e ad eccellere nei colpi critici. Dunque possiamo capire che questo sarà un nostro obiettivo mentre giochiamo quest'arma. Perché effettivamente viene considerata la migliore? Perché oltre a tutti i bonus di cui vi ho appena parlato, non ha un'abilità unica intrinseca in se stessa, quindi è modificabile. Possiamo appunto andare a metterle la cenere di guerra che vogliamo e imporle uno scaling che noi vogliamo. E questo ci permette di creare un'infinità di build più che allucinante. Ad esempio, Andrea in una live l'ha giocata sfruttando il fulmine, generando una build totalmente diversa da quella che piace a me. Io difatti, come potete vedere nel video, l'ho sfruttata come pesante, quindi che scala in A su forza, e con la cenere di guerra e chi di tempesta, che mi dà una soddisfazione enorme quando utilizzo queste armi. E bisogna anche considerare che questa è una delle asce più lunghe di tutto Elden Ring, ed anche questo è un bel vantaggio e soprattutto ci torna comodo quando utilizziamo appunto ceneri di guerra che hanno bisogno di un range maggiore come Echi di Tempesta. È un'arma davvero interessante, ma ha un lato negativo: va farmata. Quando si va a farmare un'arma, purtroppo se la sua rarità è bassa come in questo caso, bisogna fare qualcosina in più, bisogna prendere delle accortezze, bisogna alzare la propria scoperta tramite dei mezzi che vi ho già spiegato in un video che troverete qui sopra. Ma arriviamo al punto saliente, il punto a cui tutti volevate arrivare. Dove trovo questa fantastica ascia? Dovrete esplorare Caelid ed arrivare fino alla Chiesa della Pestilenza, quindi una bella gitarella a dire il vero. Una volta giunti a questa grazia, vi basterà seguire il percorso che vedete fare a me. Dovrete superare il laghetto ricco di polpi di terra e davanti a voi comparirà la fantastica grand'ascia del Boya. Uscirà dalla terra accompagnata da uno scheletro. Io direi che è il caso di eliminare lo scheletro e poi vedere quanta fortuna avete. È inutile dirvi che, come al solito, la mia è stata sfortuna più che fortuna, perché ci ho messo, come al solito, uno sfracasso di tempo. Ma ora tocca a voi. Fatemi sapere in quanto tempo l'avete ottenuta e come l'avete buildata. Mi raccomando, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella. Qui sotto troverete abbonamenti e super grazie per sostenere il canale. Io sono Samuel e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Top Games.